registrazione audio e campionamento. Nautilus è una workstation completa perché oltre a disporre di più generatori sonori, EQ, effetti ed un sequencer MIDI, è anche in grado di utilizzare l'audio in due modi. Con il campionamento stereo, con la registrazione audio 16 tracce. Diamo prima uno sguardo alla registrazione audio. Aggiungeremo una traccia audio al brano creato nel capitolo precedente. La registrazione audio avviene direttamente sul Solid State Drive interno. Questa viene anche indicata come Hard Disk Recording o HDR. È possibile registrare fino a 4 tracce simultanee da varie sorgenti. Gli ingressi analogici 1 e 2, USB 1 e 2 e i 4 bus di registrazione. Oppure digitalmente da qualsiasi uscita. È possibile registrare con gli effetti interni o aggiungerli in un secondo momento. In questo esempio registrerò una chitarra elettrica collegandola direttamente all'input analogico 1. Questi ingressi audio sono disponibili anche in Program, Combi, Sequencer e Setlist. Sono utili per collegare un microfono o una chitarra su Nautilus e processarli con i suoi effetti. Dal tab Recording Setup, dal Page Menu si accede su Auto HDR Sampling Setup. Questo configura automaticamente i parametri per vari tipi di registrazione audio o campionamento. Selezioniamo HDR Audio Track Recording. La sorgente è l'ingresso audio 1 mono. È possibile registrare con gli effetti insert. Questo template song richiama su FX11, un effetto di guitar amp ideale per questa situazione. Andiamo quindi la chitarra su questo effetto, impostando su FX11. Registrerò sulla traccia 1, quindi tocco OK. I template song impostano anche FX12 con un effetto specifico per microfono. Ora bisogna impostare il tipo ed il livello di ingresso. Teniamo premuto Shift e Audio In. Controlliamo che Input Select sia su Mic. Tenendo d'occhio il meter, regoliamo il guadagno d'ingresso. Il livello deve essere alto abbastanza, ma non arrivare al clip. Se il segnale dovesse clippare, sopra il meter viene visualizzato il messaggio ADC Overload. A seconda della chitarra e dei suoi pickup, potrebbe essere necessario regolare questi parametri, o addirittura usare un preamplificatore o un'unità effetti. I dettagli sono nei manuali PDF. Premo due volte Exit, poi Record e Start. Ora possiamo regolare il livello, il panning, l'EQ, aggiungere altri effetti, dosare il riverbero, eccetera. Possiamo anche andare sulla Track Edit Page per copiare, incollare, normalizzare e molto altro. Premiamo Exit. Inoltre, su Nautilus possono essere importati ed assegnati ad una traccia audio, file audio, in diversi formati. I dettagli sono nei manuali PDF. Vediamo ora il sampling. Nautilus può campionare da ogni ingresso, in ogni modo operativo, ricampionare, eseguire il time slicing, caricare campioni in diversi formati e altro ancora. Ovviamente, qui non abbiamo tempo per approfondire, ma vedremo un paio di esempi. Iniziamo col campionare Nautilus stesso, ad esempio una combi. Tocchiamo il tab Sampling, tocchiamo Auto Setup, selezioniamo Resample Combination Play. Con Convert Program su On, dopo il resampling, i dati saranno convertiti e salvati sul program selezionato qui. Useremo la locazione S000. Tocchiamo OK. Tocchiamo il pulsante Sampling Record. Poi Start. Come indicato qui, la registrazione parte quando iniziamo a suonare. Tocchiamo Stop per interrompere. Andiamo sul program selezionato per il salvataggio, S000. È stato automaticamente assegnato a questa nota. Eccolo qui.
selezioniamo il modo sampling. Tocchiamo qui per selezionare il multisample che contiene il nuovo sample. Andiamo sulla pagina Sample Edit. Qui abbiamo la forma d'onda da modificare. Accorciamo questo sample. Attiviamo la griglia e vediamo le note da un quarto al tempo impostato. Sappiamo che il tempo della combi è 102,5 bpm. Ora è facile impostare il punto iniziale e finale per coprire 4 battute. Possiamo usare questi tasti per ingrandire e rimpicciolire. Tocchiamo play per ascoltare l'edit. Ora dal page menu selezioniamo truncate. Già pronto per tagliare l'inizio e la fine. Tocchiamo ok. Vediamo come sia utile la griglia modificando dei sample basati sul tempo. E ora sulla pagina Loop Edit. Attiviamo il loop. Premiamo Exit. Ora campioniamo dagli ingressi. Creiamo prima un nuovo multisample. Non lo faremo stereo perché stiamo campionando solo dall'input 1. Andiamo sul tab Audio Input e tocchiamo Auto Setup. Selezioniamo Record Audio Input. La sorgente audio è già impostata da prima, teniamola così com'è. È possibile campionare usando gli effetti insert, ma questa volta non lo faremo. Tocchiamo OK. Teniamo premuto Shift e premiamo Audio In. Questo è già impostato dalla precedente registrazione sul sequencer. Premiamo Exit. Regoliamo il metronomo con un preconteggio di 4 bit prima che inizi il campionamento. Tocchiamo Sampling Record. Quindi Sampling Start Stop. Torniamo sul tab Recording. Regoliamo l'estensione del singolo sample da C2 a C4. Teniamo premuto Enter e suoniamo C4. È possibile creare altri sample toccando Create. I sample sono mappati sulla tastiera come multisample. Per usare il multisample è necessario trasformarlo in program con la funzione Convert MS to Program dal page menu. Vedremo il salvataggio dell'audio registrato e dei sample nel capitolo Global e Media.